Buonasera. Dopo aver affrontato una serie di discorsi legati al mondo classico, oggi invece cominciamo ad occuparci del periodo che si avvicina più a noi, occupandoci del Medioevo. Ora, c'è una cosa estremamente interessante. Normalmente, quando noi parliamo della cultura medievale, noi viviamo la cultura medievale come una evoluzione di quella che è la cultura classica, cioè se si parla di architettura medievale si vede come l'architettura classica si è evoluta in qualche modo nella sua forma medievale, eccetera, eccetera, anche quando ci occupiamo di altri aspetti della cultura. Non è così invece per ciò che riguarda il discorso che noi facciamo questa sera, perché la capacità marittima di navigazione, le conoscenze, le esperienze culturali che accumularono i norreni, cioè le popolazioni del nord Europa, non hanno nulla o quasi a che vedere con quelle che sono le esperienze della marineria, della carpenteria legata al mondo classico. Perché le popolazioni norrene, quindi tutti i popoli che di fatto occupavano l'area del Mar del Nord e del Mar Baltico, non entrarono o quasi in contatto con il mondo classico. È vero, sicuramente ci furono dei mercanti, dei viaggiatori, magari anche degli esploratori romani che visitarono i paesi del Nord, ma non lasciarono tracce di questo. Pertanto i vichinghi possono essere considerati un po' degli autodidatti per quello che riguarda tutto ciò che ha a che fare con la navigazione. Quindi, mentre quando ci siamo occupati del mondo diciamo greco-romano, abbiamo parlato dei presupposti che c'erano stati in relazione al mondo fenicio, non è così invece per ciò che riguarda le popolazioni nordiche. Sì, è vero, i popoli nordici, antropologicamente parlando, sono imparentati con tutti i popoli classici, perché i popoli norreni sono popoli di ceppo ario-germanico, pertanto ovviamente sono cugini delle popolazioni del Mediterraneo, cioè dei greci, dei romani, eccetera. Ma la loro collocazione nel nord Europa è una cosa estremamente remota. Addirittura alcuni gruppi di popoli nordici sono arrivati nel Mar del Nord prima ancora che gli indoeuropei arrivassero nel Mediterraneo, prima che arrivassero nei paesi come la Grecia o come l'Italia. Sono infatti frutto di una delle primissime migrazioni dei popoli, appunto delle popolazioni del gruppo indoeuropeo. Pertanto non ci sono quasi parentele culturali con questi popoli. Ovviamente anche le fonti sono estremamente poche, cioè nonostante noi nella storia medievale abbiamo ben presente l'esistenza di un'epoca che noi chiamiamo epoca vichinga e che collochiamo tra l'VIII e l'XI secolo, è vero anche che a chiamarla epoca vichinga siamo solo noi. Cioè non è che loro la chiamano epoca vichinga, d'accordo? Noi chiamiamo epoca vichinga perché esistono due capisaldi cronologici. Il primo è una cronaca anglosassone del 727 d.C., il secondo invece sono le cronache legate all'invasione dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066, e noi poniamo questi due estremi cronologici come il periodo di massima diffusione, di massima presenza lungo le coste del Mediterraneo di queste popolazioni che noi, e sottolineo noi, chiamiamo vichinghi. In realtà sapete che il nome vichinghi non indica un popolo, cioè i romani sono un popolo, i greci sono un popolo. I vichinghi non sono un popolo. Esistono tante popolazioni che occupavano il nord Europa che noi genericamente chiamiamo norreni, parafrasando il nome con cui altri popoli del nord Europa li chiamavano. Norreni significa semplicemente i popoli del nord. In qualche modo quindi sarebbe più giusto forse chiamarli con un termine con cui noi li chiamiamo, ma solo quando ci fa comodo, cioè normanni. Perché normanni vuol dire popolo del nord. Vichinghi, infatti, è il nome che indicava quel particolare gruppo di persone, praticamente quasi tutti gli uomini nell'età compresa tra i 19 e i 35 anni circa, che
pur essendo di popoli diversi, perché i norreni della Danimarca erano diversi dai norreni della Scandinavia o dell'Islanda, oppure dei norreni della foce dei fiumi della Russia, erano diversi, però avevano alcune cose in comune che erano più che altro dei presupposti culturali e religiosi, e cioè quello che nell'età compresa tra i 20 e i 35 anni lasciavano quasi totalmente il loro villaggio d'appartenenza, e per una cosa che forse è quanto di più, forse la cosa che ci si avvicina di più culturalmente per noi è il servizio militare, immaginate, questi per una decina d'anni si imbarcavano sulle navi o cominciavano a vivere lungo i fiordi nella costa e si davano all'esercizio del commercio e della pirateria, e come tali erano chiamati vichinghi. Perché il nome vichingo derivava, se ci sono diverse teorie su quella che è l'origine di questo nome, vic infatti è una parola germanica, anzi una parola vichinga, che vuol dire, tra l'altro, vuol dire fiordo. Quindi vichinghi significherebbe il popolo dei fiordi. Altri invece dicono che il nome deriverebbe da una parola normanna, quindi anch'essa norrena, però non attestata ovunque, che è sempre vic, ma pronunciato in modo più gutturale, che significherebbe invece villaggio circondato da una palizzata fortificata. Quindi vichinghi potrebbe significare o il popolo dei fiordi oppure il popolo di questi villaggi fortificati. Sta di fatto che indicavano solamente questa gente che esercitava in questo periodo della sua vita questa attività di pirateria. Ma è sbagliato chiamarla pirateria. Io ho avuto già modo di fare questo discorso qui da voi, perché la pirateria, quando noi pensiamo alla pirateria, pensiamo a Sandokan, pensiamo ai pirati dei Caraibi, pensiamo a queste cose qui. In realtà la pirateria è una forma di economia e di società comune a moltissime comunità costiere. Ancona ha avuto una sua fase pirata, d'accordo? Venezia ha avuto una fase pirata ancora più lunga, Genova poi è la città pirata addirittura, d'accordo? Quindi considerate che la pirateria è fatta non solo di saccheggio, è fatta di commercio, è fatta di imposizione di dazi e tributi a chi usa certe rotte marine, è fatta anche di tramiti commerciali, d'accordo? È un'attività molto molto complessa, è fatta del prestare servizio come mercenari. I vichinghi furono grandissimi, importantissimi mercenari, e lo vedremo noi. Quindi tutta quanta questa loro, diciamo, questi aspetti culturali caratterizzano appunto questo popolo. Noi ovviamente, per ormai carità di cronaca, noi li definiamo vichinghi, continuiamo a chiamarli vichinghi, perché nel nostro immaginario i vichinghi sono quello, d'accordo? Già facciamo una certa fatica ad immaginarci che i vichinghi sono pure quelli che a Palermo hanno costruito la Cappella Palatina. Diciamo, no, quelli non sono i vichinghi, d'accordo? In realtà sono esattamente lo stesso popolo. Quindi noi però, fortunatamente, questa sera dobbiamo occuparci essenzialmente dell'aspetto della marineria, quindi non è che mi perderò a fare questi discorsi così complessi, eccetera. Noi purtroppo abbiamo pochissime fonti letterarie, perché abbiamo delle iscrizioni, però non sono iscrizioni dei vichinghi, cioè di quelli che stavano sulle navi, sono le iscrizioni di quelli dello stesso popolo che stavano sulla terraferma. E oltretutto sono pochissime iscrizioni, perché pare che loro dessero poca importanza al messaggio scritto, riservandolo essenzialmente a caratteri funerari e votivi. Pertanto a nessuno di loro è venuto in mente di scrivere una cronaca, di scrivere un libro, un racconto sulle loro gesta e così via. Gran parte delle informazioni le abbiamo da chi? Dai loro nemici, cioè di coloro a cui loro ruppero le scatole, d'accordo? Cioè di coloro che videro le loro città saccheggiate o che in parte si servirono dei vichinghi. E nel caso particolare c'è da dire che la nostra fonte più importante è uno scrittore che si chiama Adamo di Brema, il quale Adamo di Brema scrive una serie di libri che riguardano le gesta dei re del nord,
Ma lui in realtà si occupa dei re dell'Inghilterra, praticamente è un personaggio che ci parla pure di re Artù, per intenderci. E dedica un libro della sua opera, Adamo di Brema è un personaggio del XII secolo, occupa un libro della sua opera proprio dedicato alle gesta dei popoli norreni, cioè di quelli che noi chiamiamo vichinghi. Anche se della verità lui se ne occupa più dell'aspetto etnografico, religioso, lui ci racconta i loro miti, le loro leggende, le loro usanze, eccetera. Poi ci dà anche qualche notizia che per noi è molto utile. Poi curiosamente abbiamo notizie sui vichinghi che ci vengono trasmesse dagli arabi, o che ci vengono trasmesse dai russi, che peraltro erano vichinghi pure loro, perché sapete che il nome russi deriva da Rus, che è il nome di una delle popolazioni delle genti vichinghe. Quindi abbiamo notizie un po' che fatichiamo a raccattare, a raccogliere un po' in giro. Quindi noi questa sera dobbiamo ci occupare dell'aspetto legato alla loro marineria, una delle attività più interessanti, dovremmo un po' far riferimento sì alle fonti letterarie, ma molto meno di quanto abbiamo fatto le altre volte, occuparci più invece delle testimonianze, laddove ci sono, che sono testimonianze di carattere archeologico. Fatto sta che nel nostro immaginario collettivo i vichinghi sono questi. Sono questi personaggi sulle navi che attraversano il mar del nord, il mar Baltico, e che si dedicano essenzialmente ai saccheggi. Questo è il nostro immaginario. Curioso, ce l'immaginiamo normalmente proprio con l'elmo con le corna, ci fosse un vichingo con l'elmo con le corna. Cioè, mai, non esistono, non sono mai stati trovati elmi vichinghi con le corna. E non esiste nessuna immagine dei vichinghi che rappresenta con le corna. Per cui togliamoci dalla testa che i vichinghi avessero le corna. Oddio, forse avevano le corna per motivi loro, di certamente non ce le avevano perché indossavano gli elmi con le corna, d'accordo? Ecco, comunque, allora, questa che vedete qui è una carta che rappresenta, diciamo, quelli che sono i luoghi dove noi troviamo attestate delle genti norrene, quindi non zone che vennero invase, non sappiamo neanche quando vennero raggiunte queste parti. Quello che è certo è che i caratteri culturali che noi colleghiamo a questi popoli, noi li troviamo per la prima volta ben attestati solo a partire dall'VIII, IX secolo dopo Cristo, e li troviamo in queste zone che vedete qui. Certamente in Islanda ci sono arrivati, è chiaro, non è che sono nati lì, però non sappiamo quando c'è stato la prima occupazione vichinga del territorio islandese. Fatto sta che per gli abitanti, diciamo per i norreni dell'area norvegese, quindi questa parte qui, i norreni dell'Islanda erano considerati non dei parenti, ma genti diverse. Cioè per noi, visti da fuori, sono tutti uguali, ma loro si consideravano stirpi diverse, d'accordo? E sicuramente archeologicamente noi troviamo testimonianze legate a questo tipo di civiltà già molto tempo prima, ancora all'epoca romana se vogliamo, però sono cose talmente scarse che ci impediscono di poter dare definizioni culturali ben precise. D'accordo? Cioè quando questi popoli cominciano ad assumere una loro coscienza, identità, per noi ancora è difficile valutarlo. Fatto sta che non ci poniamo il problema della loro origine, consideriamo che tra l'VIII e il IX secolo le genti norrene occupano questa parte che vedete qui. Antropologicamente sono diversi, i vichinghi che si trovano in Danimarca per esempio non sono biondi, così come non lo sono quelli dell'Inghilterra, lo sono invece quelli della Norvegia, quelli della Svezia, non lo sono quelli dell'Islanda, quindi diciamo dobbiamo considerare che si tratta di genti diverse, che tra di loro si chiama in modi diversi e addirittura usa lingue diverse, seppur appartenenti a tutte dello stesso ceppo, cioè del ceppo germanico, per quei pochi documenti epigrafici che noi abbiamo. Ovviamente una delle caratteristiche fondamentali di questi popoli, soprattutto della gente che occupava l'area della penisola scandinava, quindi questa parte qui, è che erano genti che avevano, un po' come i fenici, l'obbligo a occuparsi, diciamo, a
proiettarsi sul mare, perché l'entroterra della Norvegia è una zona talmente montuosa che se io sto sulla spiaggia non posso andare in mare, cioè non esistono vie d'accesso verso l'entroterra, d'accordo? Quindi tutti i popoli che si rifugiarono, che occupavano questa parte della costa della Scandinavia, avevano come unica proiezione economica, culturale, così, il fatto di rivolgersi alla marineria. Non è diverso per i popoli della Danimarca, mentre era diverso per i popoli dell'Inghilterra, che avevano un'entroterra abbastanza accessibile, d'accordo? Però, come ripeto, le nostre conoscenze in tal senso sono abbastanza scarse. Le prime notizie letterarie che noi abbiamo, come ripeto, sono delle cronache inglesi dell'VIII secolo, anno in cui noi facciamo iniziare l'epoca vichinga, e sono cronache inglesi che parlano del saccheggio da parte di questa gente di alcune abbazie e di alcuni villaggi costieri che si trovavano appunto lungo la costa dell'Inghilterra. Quindi sono le prime notizie che abbiamo, ma certamente questa gente esisteva già, c'era già lì. Ora, come era fatto il villaggetto, il piccolo nucleo vichingo base? Noi abbiamo diversi insediamenti, tra l'altro insediamenti che sono stati molto ben studiati, anche perché, detto fra noi, molta di questa gente ha continuato ad abitare, a vivere così fino al 1600, d'accordo? Per cui noi, quando immaginiamo i villaggi vichinghi, non dovete immaginare delle città, dovete immaginare dei piccoli nuclei di case, così, addirittura divisi in genere, dove diverse famiglie vivevano all'interno di ognuna di queste case e erano ovviamente, svolgevano tutta la loro attività rivolta verso la costa. Prevalentemente la loro attività era il commercio. Loro commerciavano essenzialmente avorio di ippopotamo, che aveva un enorme, di leone marino. Avete pazienza, noi la mattina parlo di una cosa, il pomeriggio ne parlo di un'altra. Ieri ho fatto una conferenza sugli antichi egiziani e sul dio Set trasformato in ippopotamo, per rimanere in testa di ippopotamo. Allora, Di Tricheco e leone marino, quindi il avorio di Tricheco e leone marino aveva una grandissima diffusione. Tutto l'avorio di cui sono fatti tutti i reliquiari, tutti i pastorali, gli arredi liturgici che si trovano ancora oggi in Inghilterra, in Germania, così, è tutto avorio di Tricheco. D'accordo? E loro ne erano i massimi mercanti di questo avorio, ma loro commerciavano anche l'ambra. E se voi considerate che la diffusione dell'ambra è presente fin dall'epoca protostorica addirittura, loro commerciavano il legname presso alcune comunità che non avevano questo tipo di legname, ma loro commerciavano anche tanti schiavi, che erano a volte altri vichinghi di villaggi nemici. È chiaro? Quindi era un popolo, per certi aspetti, che viveva di un'economia entropica, cioè fagocitava se stesso, perché non riconosceva come parte dello stesso popolo il villaggio o la città vicino. D'accordo? E questi erano, diciamo, questi piccoli insediamenti che noi immaginiamo, però c'erano anche degli insediamenti più grandi, insediamenti che avevano questo aspetto, anzi, proprio questo è un vich. Quindi quando vi ho detto che il nome vichinghi potrebbe derivare da insediamento fortificato, intendo questo. Di questi ne sono stati trovati moltissimi nel nord Europa, soprattutto nell'area della Danimarca e della Norvegia. A noi non rimane molto, perché come vedete è tutto fatto di legno, a noi rimangono i terrapieni, cioè rimangono praticamente le cinte fatte da terra accumulata e sostenuta da tronchi d'albero. Però ne sono stati trovati migliaia, praticamente come le ville romane che invece noi troviamo nelle nostre campagne, d'accordo? Ogni fiordo, ogni baia, ogni approdo, ogni attracco era controllato da uno di questi insediamenti. E quelli che noi riusciamo a studiare si datano più o meno tutti quanti a partire dall'VIII-IX secolo. Sicuramente ce n'erano anche di più antichi, però essendo un popolo aceramico, i vichinghi non conoscevano l'uso della ceramica. Del resto che gliene fregava? Erano piedi di legno.
erano pieni di legno, facevano ovviamente le ciotole di legno, d'accordo? Le otri, tutte cose che a noi non ci rimangono. Se voi pensate, provate dall'antica Grecia a togliere tutta la ceramica, a noi dell'antica Grecia ci rimangono i templi, ma della cultura materiale la parte fatta in metallo è minima rispetto a tutta la produzione ceramica. Di alcuni popoli, degli etruschi, addirittura non sapremo niente se non avessero fatto la ceramica, d'accordo? Loro sono un popolo aceramico, non usa la ceramica, non costruisce in pietra, perché ha enormi possibilità di legname, e quindi, come ripeto, archeologicamente parlando, fatichiamo noi a trovare testimonianze di loro. Quello che è la loro caratteristica più importante nell'immaginario, ma anche nella cultura che loro creeranno, è proprio l'attività marinara. Questa che vedete qui è la ricostruzione di una drakkar vichinga, cioè di una nave vichinga, però è una drakkar vichinga così come ce la immaginiamo nei film, d'accordo? Nel senso che, per esempio, per noi la drakkar vichinga, dai cartoni animati di Vigil Vichingo fino a... è così, d'accordo? Da Asterix, è così, drakkar vichinga. In realtà considerate che, per esempio, noi sappiamo che non è vero che c'erano gli scudi attaccati lungo la nave, che sono una delle caratteristiche più importanti per noi, lo scudo attaccato di lato. Perché lo scudo, quando c'era la nave in mezzo ai marosi, se lo perdevano subito così, non ce li aveva. La famosa testa di drago, che sono queste grandi teste che vedete qui, da una parte e dall'altra, c'erano ma erano mobili. Venivano messe solo in certi momenti, d'accordo? Però nel nostro immaginario i vichinghi sono questa gente qui, ma in realtà è vero, perché abbiamo detto che vichinghi vuol dire la gente della baia, la gente della sponda, la gente del fiordo, se vogliamo. Ora, noi abbiamo il fatto, la loro capacità, diciamo, abbiamo un momento importantissimo, che è appunto la cosiddetta epoca vichinga. Perché noi di questi popoli non sentiamo mai parlare prima? E perché non sentiremo quasi più parlare dopo? Quali sono le ragioni che spinsero questa gente in quei 200-250 anni ad avere una presenza così forte nell'ambito del Nord Europa? E poi a un certo punto a sparire. Perché questa gente ha dilagato ovunque? Noi vichinghi li troviamo in quei 300 anni, non solo li troviamo in Scandinavia, li troviamo in Danimarca, li troviamo in Germania, ma noi in quegli anni li troviamo in Russia, vi ho detto prima, popolano la Russia, li troviamo nel Mar Nero, li troviamo a Costantinopoli, li troviamo a Baghdad addirittura. Recentemente si è proposto addirittura di interpretare come una presenza vichinga alcuni ritrovamenti che sono stati fatti, corrispondenti poi ad alcune citazioni, in alcune fonti indiane, d'accordo? Li troviamo in Italia, in Sicilia, nel Nord Africa, li troviamo in Spagna. Che cosa ha spinto questa gente a uscire da questa nicchia storica dove stavano fino a quel momento? Di sicuro, abbiamo detto, forse stavano lì addirittura dal primo millennio avanti Cristo, poi sono scomparsi. Allora, la prima cosa è un fattore, ci sono diversi fattori che hanno portato all'età vichinga. Il primo fattore, forse il più importante, è un fattore climatico, cioè a partire dall'ottavo secolo inizia una fase calda. E questi popoli che erano praticamente relegati a vivere un po' come gli eschimesi in questi fiordi del nord, trovano invece grandi possibilità di uscire da questi spazi che rimanevano ghiacciati per moltissimi periodi dell'anno e viaggiare, andare in giro. Una fase calda che favorisce l'apertura verso l'esterno. Secondo fattore, finisce il blocco contro di loro che era stato fatto da alcuni grandissimi popoli. I vichinghi non potevano invadere la Germania prima, perché prima c'erano i romani in Germania, così come in Inghilterra c'erano i romani.
e la presenza, la barriera politica fatta dall'impero romano si era protratta anche oltre, tanto che l'epoca dei Sassoni era un'epoca in cui che ancora viveva di eredità romana, la saga di Re Artù altro non è che la fuoriuscita dagli schemi della romanità di alcuni caratteri che sono propri della civiltà romana, d'accordo? Nel momento in cui anche gli ultimi retaggi di questa romanità finisce, questa gente si trova libera di andare in giro. Oltretutto, un terzo fattore che era legato al primo, i romani facevano, anche nei territori che non controllavano direttamente, facevano un ampio commercio. Per cui, anche se l'impero romano finiva in Germania, c'erano navi romane che solcavano il mare del nord per comprare l'ambra, per comprare gli schiavi. E quindi ovviamente con le navi romane che andavano in giro non c'era possibilità di girare. Altro fattore importante legato a questa stessa cosa, si definiscono nel VII-VIII secolo, e ancora di più poi nel IX, nel nord Europa, degli stati, dei regni, il regno di Danimarca, il regno di Svezia, il regno di Norvegia, i vari stati del nord della Germania, che hanno bisogno di combattenti. Siamo nel X secolo, questi regni non è che sono abitati da 10 milioni di persone, questi regni hanno centinaia di migliaia di abitanti. E come fai tu a mettere in campo un esercito? E quindi c'è necessità di gente, mercenari, che combattano per te. E questa gente è gente che viene da fuori e presta servizio come mercenari. Quindi questa è un'altra necessità importante. Tutto questo, poi qualcuno ha voluto addirittura vedere un ulteriore fattore nella cristianizzazione. Questi popoli conobbero il cristianesimo prestissimo, ma non si convertirono se non in epoca molto molto tarda. Cioè, loro conobbero il cristianesimo già dal VI-VII secolo, le saghe di Re Artù lo dicono, pensate al Santo Graal, eccetera. Ma la cristianizzazione a loro venne imposta con una ferocia terribile. Carlo Magno fece delle persecuzioni contro i popoli del nord, imponendo la cristianizzazione. Devastò intere regioni, distrusse intere aree del nord della Germania, ha completamente spopolato la Danimarca, Carlo Magno, per imporre il cristianesimo. E quindi loro cosa hanno fatto? Sono scappati più a nord e hanno resistito, vedendo nel cristianesimo una forma terrificante di imposizione, d'accordo? E quando poi hanno potuto, si sono scatenati contro quelli che erano per loro i simboli del cristianesimo, vedi le abbazie, le chiese, i paesi cristiani e così via. Tant'è vero che, pensate, hanno conosciuto il cristianesimo praticamente nel VI secolo, ancora di più all'epoca di Carlo Magno, ma la conversione dei primi vichinghi c'è dopo l'anno 1000, cioè secoli dopo. Secondo alcuni anche questa è una delle cose che ci sarebbe appunto alla base di questi aspetti. Poi loro avevano una struttura sociale interessante, una struttura sociale che non vedeva una grossa unificazione familiare. Cioè, questi erano comunità dove c'era un sistema tribale molto antico, per cui c'erano queste comunità dove gli uomini non avevano quasi dei legami matrimoniali. D'accordo? Non c'erano le famiglie che avevano un legame matrimoniale come concepiamo noi, tanto che noi abbiamo, laddove individuiamo i personaggi, conosciamo a volte benissimo i loro padri, ma non le loro madri. O addirittura in alcune comunità sappiamo che c'erano delle sproporzioni enormi tra individui maschili e individui femminili, perché gli uomini andavano via per interi anni, dedicandosi magari al saccheggio, prendendosi le donne in altri paesi, e lasciavano intere città, interi villaggi solo di donne. Quindi sarà un'economia difficile per noi da conoscere, da studiare in questo senso. Ora, però, torniamo a noi, la cosa più interessante è la loro attività di navigazione. Noi abbiamo dei graffiti da una località che si chiama Alta, si trova in Norvegia,
Sono graffiti molto molto antichi, ma come sempre avviene per i graffiti, noi non sappiamo di che epoca sono. È impossibile datare un graffito e questo purtroppo si presta a moltissimi errori di datazione, come i graffiti della Val Camonica, se li conoscete. Lì ce ne sono alcuni che probabilmente sono del quinto millennio avanti Cristo, ma alcuni sono del 1500, d'accordo? Questi graffiti sembrerebbero essere graffiti molto antichi, forse del sesto, quinto secolo avanti Cristo, almeno in base a ciò che si vede, d'accordo? E in questi graffiti compaiono anche diverse imbarcazioni. Interessante, guardate, sono delle imbarcazioni molto particolari, non hanno albero, quindi tutti sono barche, e sono barche interessanti che hanno, innanzitutto hanno una cosa che poi diventerà tipica di tutta la storia dei vichinghi, cioè hanno la prua e la poppa uguali. Sapete, le navi vichinghe avevano una particolarità, non avevano il davanti e il dietro, erano uguali davanti e dietro, quindi non bisognava girarle, bastava remare in un altro senso. E questa è una cosa che si manterrà per tutta la loro storia, e lo vediamo già qui. Addirittura vedete, ci sono queste teste da una parte e dall'altra. Poi una particolarità, vedete che sembrano un po' delle slitte? Sembrano delle slitte, cioè non sono imbarcazioni né monossili come le piroghe che sono scavate dentro, né fatte di fasciame di legno. Sono imbarcazioni fatte da uno scheletro di legno che era praticamente rivestito di pelli, come quelle degli eschimesi. Le barche degli eschimesi sono rivestite di pelli di trichego, stavolta non l'ho detto ippopotamo, ho detto trichego, oppure di pelli di foca, d'accordo? E questa caratteristica è una cosa che a quanto pare, diciamo, si trova sia nei graffiti sia nelle imbarcazioni più antiche. Quindi, guardate, in questo caso, ed è molto interessante questa, ma vedete, guardate qui quante ce ne stanno addirittura. Curioso, questa che vedete qui sembra una nave romana con rostro, eccetera. Non c'è nulla che ci autorizza a pensare che sia una nave romana. Come ripeto, noi tendiamo a considerare questi graffiti qui, in Norvegia, come ripeto, un po' tutti della stessa epoca. E guardate quante imbarcazioni, sempre con le due teste da una parte e dall'altra, sempre con tutta questa serie di personaggi, nessuna con la vela, tutte quante mosse allora, ci sono tante cose, anche di qua, tutte queste figurine che vedete qui sembrerebbero delle teste, teste, guardate quante sono. Ora, noi siamo fortunati in tal senso, perché? Perché i vichinghi avevano un'usanza. Un'usanza che mantennero per molto tempo, per secoli addirittura, quello di non usare solamente la barca come mezzo di locomozione in acqua, cioè come natante. Loro usavano la loro barca per varie cose. A volte, per esempio, le usavano come casa, cioè la barca, quando andavano in un posto, la tiravano in secco, la ribaltavano e sotto ci abitavano, e ci hanno abitato per decenni sotto le barche ribaltate. O le usavano come tombe, sia ci mettevano i morti sopra, li mandavano al largo, e o gli prendeva fuoco, cioè gli davano fuoco, li abbandonavano così, oppure li portavano sulla terraferma, scavavano dei buchi e le mettevano lì sotto, le barche, con i morti sopra. Oppure lo usavano come zavorra, serviva da fare un attracco in una zona in cui la sponda non ci si arrivava, prendevano una barca, andavano in mezzo al mare, progressivamente la riempivano di sassi e di terra finché non affondava. Questo uso enorme di molteplici delle barche ha fatto sì che molte imbarcazioni vichinghe noi ce le abbiamo. Perché alcune parti dove erano affondate oggi sono diventate terraferma, perché la terra si è allungata, o perché il mare si è ritirato, o perché alcune zone costiere sono state prosciugate. Fatto sta che abbiamo trovato moltissime imbarcazioni vichinghe. La più antica imbarcazione che noi conosciamo si trova in Danimarca,
Ed è l'imbarcazione, non possiamo chiamarla vichinga, perché ricordate che il nome vichinghi si collega a una certa cosa, è un'imbarcazione norrena che si trova in una località che si chiama Jordspring, è stata trovata lì. Guardate come sono fatte queste barche, che si è fatto vedere adesso, così. Ecco. Queste qui, per esempio, sono tombe vichinghe, hanno la forma di navi, vedete? In alcune di queste, sotto, c'è la nave. C'è la barca, queste sono state trovate in Norvegia, vedete? Non sono enormi, queste sono piccoline perché le imbarcazioni erano di varie dimensioni. Queste cose. La datazione, questi di Geico, poi sono? Boh, non lo sappiamo, perché dentro c'è semplicemente il morto disteso così, in molte di queste, quindi potrebbero essere da qualche secolo avanti Cristo fino al decimo secolo dopo Cristo. Non hanno presenze di corredi, queste che vedete qui, tali, che ci danno informazioni in tal senso. Allora, questa che vedete è la barca norrena di Jordspring, la più antica che sia mai stata trovata. Come vedete è stato trovato praticamente solamente lo scheletro, perché le parti intermedie non erano rivestite di fasciame di legno, una parte era in legno, il resto era fatto proprio di pelli, come se fossero delle imbarcazioni, delle canoe eschimesi. E è stata trovata, questa che vedete qui, appositamente affondata, cioè l'hanno mandata con delle cose sopra e l'hanno fatta affondare. Forse si tratta di una offerta votiva, perché dentro sono stati trovati degli oggetti, anche diciamo oggetti sempre di legno. Siamo fortunati perché queste zone, questa parte qui molto fredda, ha fatto sì che alcune parti di terra sono diventate una sorta di permafrost, una sorta di torbiere, e quindi anche gli oggetti di legno si sono conservati in questa sorta di microclima con una acidità specifica del terreno, e quindi le parti di legno si sono conservate. Vedete, è interessante, ha una lunghezza di una quindicina di metri, la parte centrale, lo scheletro fatto di legno, la parte centrale, alcune parti fatte in legno, non aveva albero, e aveva, vedete, una sorta, come se fossero una chiglia sotto, ma non è una vera e propria chiglia, e poi un'altra parte sopra così, e qui in mezzo c'era una parte eseguita in pelli. A che anni si data? La parte di legno si è potuta indagare con la dendrocronologia e si data tra il IV e il III secolo avanti Cristo, quindi siamo addirittura mille anni, più di mille anni prima che della tradizionale inizio dell'epoca vichinga, d'accordo? Però noi la consideriamo la mamma di tutte le imbarcazioni norrene, proprio per queste caratteristiche che ha. Era mossa da una quindicina di persone che muovevano avanti a pagaie, non a remi, a pagaie. Perché il remo tu lo muovi in un certo modo, invece qui stai raso acqua, non hai tempo, non hai modo, non hai la mobilità di muovere i remi, quindi si muoveva a pagaie come le barche degli eschimesi, d'accordo? Come era fatta? Quando era intatta era così, questa è una ricostruzione, e vedete, sembra veramente una, queste tutte parti sono cucite, erano cucite in pelle, e questa era l'imbarcazione fatta appunto a pagaie. Come ripeto, c'erano una quindicina di persone che la facevano muovere, non aveva segni di albero, niente, sette persone da una parte, sette persone dall'altra, ognuno con una pagaia che muoveva solamente dal suo lato, così. Questa è, purtroppo, intendiamoci, è un esemplare unico, pertanto non possiamo sapere se tutte le barche erano fatte così, oppure se questa, che era destinata ad un uso religioso, funerario, boh, era l'unica a essere fatta così. Purtroppo a noi è pervenuta solo lei. Attualmente si trova, come ripeto, Jordspring è il nome del luogo dove è stata trovata, si trova in Danimarca, è stata trovata appunto lì sulla costa danese. Questa che vedete qui è un'altra imbarcazione interessantissima, di un'altra, si chiama la barca di Knid,
è stata trovata a metà tra il confine tra la Danimarca e la Germania. È un'imbarcazione molto interessante perché è la più, innanzitutto è fatta tutta in fasciame di legno di quercia ed è la prima imbarcazione che noi siamo pervenuti in tal senso mossa a remi, questa volta sono proprio remi, è molto lunga, ha una lunghezza di circa 16 metri e noi ci è rimasta integra anche lei, perché anche lei è rimasta praticamente incagliata nel fango. E anche lì il fango ha mantenuto l'umidità specifica, poi quella zona è diventata terraferma e quindi si è conservata sottoterra. Sono tutte imbarcazioni molto basse che quasi non avevano chiglia sotto, basse e larghe, cioè tutte le navi vichinghe, e ripeto tutte, anche quelle che vedremo dopo, sembrano tutte adatte più a navigare sui fiumi o sui laghi che sul mare, d'accordo? Tutte quante non hanno un davanti e un dietro, sono identiche da tutte e due le parti, e questa però aveva l'attacco proprio ai sedili dei remi e rimaneva più sollevata sull'acqua, quindi questa aveva bisogno di remi e c'erano una ventina di persone che remavano. Non si capisce bene se aveva sopra la possibilità di mettere un'alberatura, quindi di muoversi anche a vela. A che epoca si data questa? Anche lei, con la datazione fatta dalla dendrocronologia, sapete che noi il legname possiamo datarlo, alcuni tipi di legname, di alcune aree del mondo, con la tecnica della dendrocronologia. E questa è una nave che il legno con cui è stata fatta è un legno che è vissuto, l'albero, gli alberi, negli anni intorno tra il 315 e il 320 dopo Cristo, all'epoca di Costantino, dell'imperatore Costantino. Quindi siamo all'epoca romana. Anche questa, siamo prima dell'epoca dei vichinghi, ma vedete, questa gente già c'era, già faceva queste cose. Noi possiamo chiamare vichinghi perché non abbiamo notizie di loro scorrerie lungo la costa, ma ci sono, d'accordo? E anche questa barca, molto importante, anche questa è fatta tutta in legno, però attenzione, non ha un sistema di costruzione come le navi romane o le navi fenice, eccetera. Perché? Il fasciame delle navi romane o greche o fenice è un fasciame che è fatto un po' come il principio è quello delle botti, cioè le doghe che vengono messe una accanto all'altro. Queste no, hanno un sistema che è esclusivo dei vichinghi e che resterà tipico delle vichinghi per tutta la loro storia, cioè sono sovrapposte, cioè sono le varie parti del fasciame, sono messe una sull'altra e inchiodate, d'accordo? Quindi passandoci la mano qui, non è liscia, come noi sentiremmo nelle nostre barche, che le mette liscia, no. Senti i gradini del passaggio da una fascia all'altra, da una parte del fasciame, una doga all'altra, insomma, ecco così. Ora, quelli sono i presupposti. Da lì nascerà poi le grandi imbarcazioni vichinghe, che erano di due tipi. Ne abbiamo trovate diverse, ma cominciamo ad avere anche una letteratura, ma soprattutto, come ripeto, per l'epoca vichinga. Le navi vichinghe erano di due tipi, c'erano i drakkar e c'erano le knarr. I drakkar erano le navi, potremmo dire, militari, molto leggere, adattissime alle scorrerie, non adatte al trasporto di merci, utilizzate per la guerra, utilizzate per i saccheggi, utilizzate per le esplorazioni, utilizzate per le occupazioni militari. Le knarr erano invece le navi da carico utilizzate per il commercio. Le drakkar, a loro volta, erano divise in tre tipologie diverse. Le navi più piccole, che si chiamavano le snakkes, che erano barche, sempre il principio quello delle barche militari, ma più piccole. Poi c'erano le cosiddette navi dragone, che erano le navi quelle classiche, e poi c'erano delle navi enormi, che
che più che altro erano per il trasporto di truppe, però. Allora, queste sono, cominciamo a parlarci prima delle Drakkar, cioè le navi classiche. Sono navi che noi conosciamo benissimo durante l'epoca vichinga. Questo qui, per esempio, è una parte del famoso arazzo di Bayeux, cioè l'arazzo che indica, racconta l'invasione dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore del 1066, dove è rappresentata appunto tutte le navi con cui Guglielmo il Conquistatore dalla Normandia invade l'Inghilterra. Tra l'altro, poiché l'arazzo di Bayeux è una delle più antiche fonti per la conoscenza dei vichinghi, proprio dall'arazzo di Bayeux noi abbiamo l'idea che il fianco delle navi avesse gli scudi. In realtà poi adesso sappiamo che qui non indica che gli scudi sono lungo il fianco, ma che sono dentro la nave, d'accordo? Solo che così nella identificazione e lettura era stato dato questo principio qui. E qui abbiamo appunto la rappresentazione di queste Drakkar. Erano navi normalmente che avevano una lunghezza che si aggirava tra i 20 e i 25 metri come lunghezza, una larghezza che aveva una larghezza molto molto variabile, come vediamo, poteva arrivare anche nella parte centrale ad essere larga 5 metri, ma soprattutto che avevano un pescaggio bassissimo. Forse addirittura queste navi erano appoggiate sull'acqua, si è valutato che affondassero nell'acqua addirittura per massimo 70-80 centimetri. Quindi erano navi più appoggiate sull'acqua, così quasi non affondavano, perché erano molto larghe, sembravano chiatte da fiume. Erano fatte appunto con le due estremità identiche, perché bastava remare nell'altro senso e quella che prima era stata la poppa diventava la prua. Sia i remi che i timoni erano appoggiati a delle corde, quindi non c'erano neanche le scalmiere fisse, c'erano dei lacci in cui si infilava il remo e gli alberi erano mobili, gli alberi si potevano togliere, così. Noi le conosciamo molto bene perché ne sono state trovate diverse, sia in territorio danese, come in questo caso, vedete, molto larga, hanno una orditura centrale, hanno una chiglia importante, queste hanno una chiglia, anzi addirittura pare che la chiglia fosse considerata sacra e che le navi si costruissero intorno alle chiglie, cioè in altri termini, se io decidevo di fare un'altra nave, perché la mia nave era ormai vecchia, io dovevo smontare la chiglia della mia nave e intorno a quella chiglia fare l'altra chiglia intorno. Le chiglie venivano conservate, forse addirittura trasmesse di generazione in generazione, perché per loro rappresentavano, dal punto di vista religioso, quasi l'anima della famiglia. D'accordo? Alcune sono conservate in modo eccezionale, tra cui soprattutto queste qui, tra l'altro, è l'unico Knarr che a noi sia pervenuto, cioè le navi da carico. Navi che invece avevano una propulsione solo a vela, e che non avevano remi ed erano profonde, quindi avevano un pescaggio maggiore perché erano navi da carico, ovviamente. Erano navi che avevano anche un equipaggio scarsissimo. In realtà sono poco più grandi dei nostri gozzi da pesca, questi che vedete qui, d'accordo? Navi da carico, ma non certamente come le navi onerarie romane che portavano dentro 5.000 anfore. Erano navi sempre comunque per il transito costiero. E questa è una delle poche che ci è rimasta perché questa qui in Danimarca è stata usata per tappare un porto, cioè c'era un canale, l'hanno riempita di terra, l'hanno fatta e poi l'hanno affondata, e quindi come tale ci è rimasta. Sono appunto le Knarr, navi da carico. Vedete, questo è il dettaglio, vedete il fasciame inchiodato, e sono parti sovrapposte, così. Tutte le imbarcazioni che vi sto facendo vedere adesso, anche quelle prima, sono tutte databili intorno tra il IX e il X secolo, quindi siamo nel pieno dell'età vichinga, d'accordo? E sono fatte tutte quante in legno di quercia.
Le più famose sono le navi di Oseberg, si trovano ad Oslo, nel museo di Oslo. Sono alcune imbarcazioni conservate in modo eccezionale perché erano tombe, sono state cioè trovate sulla terraferma, erano state sepolte. D'accordo? Perché la particolarità di queste navi, questa di tutte le navi vichinghe, che erano talmente poco profonde e leggere e piccole, che i vichinghi sono, è curioso, sono un popolo particolare in tal senso, saranno degli eccezionali navigatori, degli straordinari carpentieri navali, ma non avranno la benché minima idea di che cosa era un porto. Perché loro le navi, quando arrivavano, se le incollavano e se le portavano dentro. Non c'erano i moli, gli attracchi, non c'era. Quindi erano imbarcazioni sempre, sempre tali che potevano essere da tutti i suoi componenti sollevate e portate all'asciutto. E noi sappiamo che i vichinghi non solo le hanno portate all'asciutto, ma a volte con queste imbarcazioni in collo si sono fatti i chilometri. D'accordo? E lo vedremo quando vedremo fin dove sono arrivati. Comunque queste appunto navi di Oseberg sono state trovate sulla terraferma come tombe, sopra questa ci sono stati trovati due scheletri femminili, due donne, sì, non sappiamo però se erano delle navi destinate a loro, nel senso che magari erano dei cenotafi, cioè delle tombe simboliche per persone morte in mare, e le due donne erano delle parenti seppellite lì. Questo non lo sappiamo, non abbiamo una letteratura in tal senso. Fatto sta però, vedete che avevano un albero alto una decina di metri, 9-10 metri, navi leggerissime, potevano arrivare a fare una velocità di 10 nodi, avevano vele che potevano raggiungere anche una superficie di 90 metri quadri, le vele, pensate. E avevano ovviamente questa addirittura ai buchi per i remi, vedete? Sono i buchi da un lato, sempre fatte sempre rigorosamente in legno di quercia. Qui vedete le due estremità sono uguali e poi occasionalmente si inseriva appunto la testa di dragone. Questo è l'aspetto di queste imbarcazioni, vedete la larghezza in rapporto alla lunghezza, molto 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 piatte, cioè addirittura il rematore non dico che è a filo dell'acqua. Il principio non è quello delle navi romane o delle navi greche, il principio è quello delle canoe usate a scopo olimpico, d'accordo? Cioè il remo era molto basso sull'acqua. E questa è appunto la ricostruzione proprio della nave di Oseberg, il rilievo. Ecco, questa è un'altra, non è quella di prima. Sono eccezionalmente conservate perché si sono conservate nella torbiera, cioè la terra era una torbiera, quindi il legno ha mantenuto tutte quante le sue proprietà organiche e quindi per noi è eccezionale perché ci dà la possibilità di capire con la perfezione come funzionavano, come erano costruite e le capacità marittime che avevano queste imbarcazioni. Addirittura questo è un dettaglio dove si vede la chiglia che dà verso l'estremità totalmente intagliata, vedete? Così, con dei motivi araldici. Ora, noi non sappiamo se la nave di Oseberg potenzialmente era fatta per navigare, cioè non sappiamo se era una nave per navigare, ma in quel caso l'hanno usata come tomba, oppure se è stata concepita direttamente come tomba. La qualcosa per noi sarebbe un problema perché vuol dire che alcune delle caratteristiche di questa nave noi non le possiamo estendere a quelle che di fatto avevano facoltà di navigare. È chiaro? Diciamo che come studio ingegneristico navale potenzialmente sembra in grado di poter navigare. È quella più conservata che noi conosciamo. Tra l'altro queste navi nelle fonti letterarie antiche sono indicate anche come le navi dragone, proprio per la presenza di queste teste che erano infilate. Le miniature dell'epoca, questa è una miniatura anglosassone dell'undicesimo secolo, ce le mostra con questa serie, vedete, di prue inserite che pare avessero un duplice intento. Uno, quello di
spaventare i mostri marini, ma probabilmente proprio per aumentare quell'effetto emotivo che l'arrivo di questi guerrieri doveva segnare. È chiaro? Cioè, il drago davanti alla nave doveva atterrire la gente, le persone dovevano identificare questi popoli, questi navigatori, come i popoli appunto legati a questi mostri, a questi draghi. E a noi sono pervenute alcune di queste teste, eccole qui, si smontano. Cioè non era la chiglia che diventava, non è come la plustre nelle navi romane, che era tutto un pezzo. Questi no, si infilavano, d'accordo? Ecco perché dico che forse aveva una, cioè lo mettevi se dovevi fare qualcosa, se dovevi andare a accompagnare il figlio all'asilo, al villaggio vicino, non lo mettevi, d'accordo? E sono figurazioni di draghi intagliati in legno, addirittura con delle incrostazioni di metallo, di chiodi, di pietre. Queste sono incrostazioni, no scusate, sono incrostazioni di metallo, queste cose che vedete qua, eh? Erano inserite, prevalentemente hanno la forma di teste di drago, prevalentemente, però ne sono state trovate anche con delle figurazioni umanoidi, sembrano figure umane, forse sono divinità, non ne siamo sicuri in tal senso. Questo per quello che riguarda la navigazione, ma per capire, per direzionarsi, allora noi dalle fonti letterarie abbiamo alcune indicazioni. Per esempio, una delle saghe nordiche, che però noi ci viene trasmessa da fonti inglesi, dice che i vichinghi portavano a bordo delle loro navi delle gabbie con dentro dei corvi. Loro praticamente a un certo punto, liberando questi corvi, se i corvi rimanevano a volare sulla nave, voleva dire che la terra era molto lontana. Se invece i corvi partivano, loro seguendo i corvi capivano che la terra era in quella direzione. Questo lo dicono le fonti letterarie, ma voi capite che ci dice ben poco, cioè dice solo se stai vicino alla terra o se non ci stai. Pertanto forse è o un'interpretazione letteraria data così, oppure è solo parte di una verità molto più complessa. Poi nelle fonti si parla di specifici navigatori o di personaggi che vengono fatti salire a bordo, che avevano lo scopo appunto di sentire la terra e di leggere il cielo. Ora, non sembra che i vichinghi navigassero di notte, non sembra. Certamente se facevano grandi tratte navigavano anche di notte, però gran parte della loro navigazione era fatta per essere una navigazione diurna. E diciamo anche da altre testimonianze delle fonti, pare di ritenere che loro navigassero tendenzialmente seguendo il sole. Ora dovete considerare una cosa: nel mare del nord la navigazione fatta solo d'estate, tra l'altro, gli garantiva una quantità di luci solari enormemente maggiore delle nostre. Cioè loro c'erano anche, potevano arrivare ad avere in alcuni casi 20 ore di sole, e quindi il sole gli dava sempre comunque l'indicazione di dove era il nord, dove era il sud, dove era l'est e dove era l'ovest. Dall'altezza del sole sull'orizzonte, in relazione al periodo dell'anno in cui loro si trovavano, erano in grado di capire abbastanza bene tutte le diverse direzioni, diciamo geografiche, e di mantenersi secondo una navigazione più o meno su piani dei vari paralleli, cioè andando esattamente da est a ovest. Tra l'altro, sempre dall'interpretazione di alcune fonti, sappiamo dell'esistenza di bussole solari, cioè dei quadranti con cui si misurava l'angolo dell'altezza del sole sull'orizzonte rispetto all'ora del giorno. Una di queste bussole solari, un frammento, è stato ritrovato, eccolo qui, è fatto in legno, è solo uno spicchio, meglio, ne manca un pezzo di qua, quasi sicuramente qui c'era una sorta di alidada, cioè c'era una sorta di goniometro che segnava un'altezza in gradi, e questa dentatura qui doveva probabilmente indicare sull'ambito dell'orizzonte quello che era uno dei punti, degli assi di riferimento per calcolare appunto queste altezze. Poi c'era un problema però, che qui non siamo a Napoli, siamo
Mare del Nord. Per cui sì, la luce solare c'è, ma il sole c'è sempre? Lì spesso, anzi più delle volte, il cielo è comunque nuvoloso. E allora, visto che loro navigavano col sole, come facevano? Le fonti parlavano continuamente di pietre del sole. Che cosa siano queste pietre del sole? È una scoperta abbastanza recente. Sono perché sulle alcune navi vichinghe sono state trovate dei cristalli di spato. Lo spato è una calcite, cioè un silicato di calcio. Questi cristalli di spato hanno una particolarità: usati come filtro verso il cielo, polarizzano la luce solare. Cioè, praticamente, se voi prendete questo cristallo e il cielo è nuvoloso, voi non vedete il sole. Alzate gli occhi usando questo cristallo come filtro, la luce solare, che voi vi abbronzate anche se ci sono le nuvole, perché i raggi del sole passano lo stesso, d'accordo? Non ne vedete i fotoni, non vedete la luce. Allora, questi cristalli, polarizzando la luce solare, non è che vi fanno vedere il sole, ma fanno vedere il riflesso dentro della luce solare. Quindi si riusciva comunque a capire, non a vedere il sole, ma a capire dove stava il sole, d'accordo? E grazie al ritrovamento di questi cristalli di spato si è capito che in qualche modo queste bussole solari potevano essere utilizzate anche quando il cielo era coperto. Tuttavia, nonostante questo, non sembra, anche dalle fonti letterarie, che i vichinghi avessero una percezione immediata della geografia come ce l'avranno, come ce l'hanno avuta i fenici o i greci, eh? Cioè, andiamo lì, il senso era un po' questo. Ecco. Allora, nel X secolo, noi cominciamo a trovare testimonianze vichinghe anche fuori dai territori che abbiamo visto prima. Prima abbiamo visto questi territori rossi, no? Ora, noi sappiamo che addirittura c'è una saga, la cosiddetta saga di Eric o Org. Noi lo chiamiamo Eric, in realtà nelle fonti antiche è chiamato Org o Oroch, che è l'equivalente di Eric. Org o Org, detto il rosso dal colore dei suoi capelli, è un personaggio che è il protagonista di una saga che si data al X secolo. Si dice che quest'uomo aveva un padre che si chiamava Thorvald, infatti noi lo chiamiamo Eric il Rosso, solo perché per noi è più facile da ricordare. In realtà è Org Thorvaldsson, che vuol dire appunto Eric figlio di Thorvald, d'accordo? Detto il Rosso. Questo personaggio a un certo punto viene condannato all'esilio, quando siamo nell'anno 980, perché accusato di aver ucciso un uomo. Lui, che viveva nel territorio del territorio compreso, secondo alcuni, in Danimarca, secondo altri in Norvegia, viene esiliato dal re Harald I. Viene esiliato e in esilio viene mandato in Islanda, perché in Islanda c'erano delle comunità vichinghe, e lui viene mandato in Islanda e va in Islanda con suo padre. Mentre si trovava in Islanda, uno dei suoi amici, che si chiama Bjorn, un giorno viene dalle correnti mandato molto lontano dalla costa e arriva a toccare una terra che prima non si conosceva. Quindi che vuol dire? Non avevano delle percezioni tali, cioè le varie scoperte che questi vichinghi fanno, non è che le fanno per andare, no, vengono mandati fuori dalle correnti, eccetera. Tornando, questo Bjorn comincia a comporre delle canzoni, delle storie, così, e allora questo Eric decide un giorno di partire, andando nella direzione da cui era venuto, era ritornato a questo Bjorn, e arrivare nella terra che appunto lui, di cui lui raccontava. Tuttavia lui non si decide mai ad andare, finché questo Eric, era un personaggio particolare, nel 985, queste sono le date che noi abbiamo ricostruito praticamente, che cosa succede? Che nel corso di una rissa Eric uccide un'altra persona
E allora, dopo essere stato esiliato dalla Norvegia, viene esiliato anche dall'Islanda. Ecco allora che parte con una nave e segue l'indicazione di questo famoso Bjorn e arriva a toccare una terra che lui trova completamente verde. Ne parla di questa terra, si trova, vive su questa terra per un paio d'anni, perché era andato lì con tutta la sua famiglia, dopodiché decide di tornare in Islanda raccontando di questa terra. Torna in Islanda e parla, chiama questa terra appunto la terra verde, che in norreno si diceva Gruelland, cioè la Groenlandia. Torna, racconta di questa terra. Attenzione, se voi adesso andate in Groenlandia, non vedete questa terra verde, ma ricordate, siamo in una fase climatica diversa. La Groenlandia era verde in quel periodo, è come oggi è il Labrador, d'accordo? Oggi la Groenlandia è verde solo in pochi mesi dell'anno, invece lui la trova verde perché il clima è diverso. Siamo nel gradiente climatico caldo che è immediatamente precedente l'anno 1000. Il clima è stato più caldo in tutto il mondo, quindi lui trova la Groenlandia verde. Torna, parla di questa terra e allora vuole colonizzare questa terra e partiranno 29 navi guidate da Erik dall'Islanda per andare in Groenlandia. Di queste 29 navi ne arriveranno 14 e verrà fatta la colonizzazione della Groenlandia. Nel sud della Groenlandia nascono quindi insediamenti vichinghi, ma in realtà i vichinghi fanno anche altro in quegli anni. Attraverso i fiumi penetrano nelle grandi pianure della Russia e arrivano fino al Mar Nero. Ora, nel Mar Nero qui incontrano i bizantini, i Rus diventeranno russi e questi gruppi di vichinghi diventeranno le guardie del corpo dei bizantini, con il nome di Variaghi. I Variaghi erano i vichinghi che, riscendendo i fiumi, poi il Volga, il Don, insomma, arrivano ad occupare la parte meridionale ed entrano in contatto con i bizantini. E gli imperatori bizantini, vedendo questi guerrieri alti, biondi, così, li usano appunto come proprie guardie del corpo. Tanto che per almeno 200 anni tutte le guardie del corpo degli imperatori bizantini saranno vichinghi e arriveranno via terra da lì. Anzi, questa che vedete qui è una miniatura bizantina dove ci sono appunto una serie di guerrieri variaghi, così, che scortano l'imperatore bizantino Niceforo Foca nel suo incontro con la regina Tamara di Georgia. Ecco. Ma addirittura noi in Italia abbiamo un documento eccezionale, questo che vedete qui. Questo è il leone del Pireo, un leone di marmo che i veneziani si sono accattati dal Pireo ad Atene e l'hanno portato a Venezia e si trova all'ingresso dell'arsenale di Venezia. Quello di dietro è l'arsenale. Sono una serie di leoni presi dai veneziani, c'è il leone di Delo, tra cui c'è anche questo leone qui, il leone del Pireo. Bene, questo leone del Pireo, quando stava al Pireo, quindi sul porto di Atene, era diventato il leone addosso a cui venivano fermate alcune navi dei vichinghi, al Pireo, quindi noi lo chiamiamo i vichinghi alla Svezia, no? E che cosa succede? Guarda caso, a un vichingo è venuto in mente di incidere una lunga iscrizione qua, sulla spalla del leone. Eccolo qui. Andiamo avanti, eccolo. Questa è una lunga iscrizione. È un'iscrizione che oggi è considerata una delle più antiche iscrizioni vichinghe conosciute, e ce l'abbiamo noi in Italia. Lì i veneziani, quando si sono portati via sto leone, non è che hanno detto portiamo via questo perché c'è l'iscrizione vichinga, hanno portato via un leone. Fatalità, adesso a Istanbul, nella chiesa di Santa Sofia di Istanbul, non so se ci siete stati, e se ci siete stati, se ve l'hanno fatto vedere, non tutti lo sanno, spesso neanche lì i turchi lo sanno, su un gradino c'è tutta un'iscrizione vichinga fatta appunto da questi guerrieri variaghi.
Di queste linee rimangono due iscrizioni, una sta lì a Istanbul, su uno dei gradini interni di Santa Sofia, e un'altra ce l'abbiamo noi a Venezia, e appunto questa che vedete qua, perché diventano guardie appunto degli imperatori bizantini. Ovviamente poi altre parti della storia li conoscete, cioè che vennero alleati, che Drogone, un altro grande comandante vichingo, sottoscrisse un accordo, lui era sempre un comandante vichingo che si trovava presso i bizantini, sottoscrisse un accordo con prima con un duca che si trovava, un duca bizantino si trovava in Puglia, anzi un catapano bizantino di Bari, poi è sottoscritto un accordo col Papa, e il Papa per assicurarsi la fedeltà di questi vichinghi ha ceduto ai vichinghi una contea nel cuore, proprio al confine dei territori papali verso il sud, e questo Drogone, che era di una località, o lui era originario di una località della Danimarca che si chiamava Averts, lui fonderà una città al confine dei territori papali verso la Campania a cui darà il nome Aversa, vicino Napoli, che è il primo possedimento normanno vichingo in Italia. D'accordo? Da cui poi nascerà tutta la stirpe degli Altavilla, tutta la stirpe dei normanni che poi noi ci troviamo nel sud Italia, che verranno dopo però, però c'era quel presupposto che era lì. Questa che vedete qui è una carta, io ve l'ho riportata per verità di cronaca, ma il mondo accademico ufficiale ritiene che questa carta sia falsa, d'accordo? Quindi io la presento come falsa. Viene chiamata la carta di Vinland, però i vari Giacobbo, tutta questa gente così, la riporta come una cosa meravigliosa. Quasi sicuramente è un falso fatto, tra l'altro un falso antico, un falso fatto probabilmente nel 1500-1600. La carta è antica, cioè la carta su cui è scritta è antica, però vedete che si vede, ci sono delle percezioni geografiche dell'Europa che, diciamo che anche se questa carta fosse stata fatta nell'anno 1000, come dicono loro, non presso i vichinghi, ma fosse stata fatta nella corte di Costantinopoli, fosse stata fatta a Roma, non l'avrebbero fatta così, perché la geografia e la topografia aveva dei presupposti diversi, d'accordo? Questa carta però, loro dicono, è una carta di Vinland, cioè è una carta con sopra delle iscrizioni in norreno, si vede la Groenlandia sopra e si vede poi questa terra qua, Vinland. Perché? Perché in realtà noi siamo rimasti col famoso Erik il Rosso, che ha occupato la Groenlandia, d'accordo? Ora, Erik aveva un figlio che si chiamava Leif Erikson. Questo Leif aveva un po' appreso dal padre, dice la saga, questa idea dell'esplorazione eccetera. Aveva una particolarità però questo Leif: si era convertito al cristianesimo, mentre suo padre Erik si era rifiutato sempre di convertirsi al cristianesimo. E proprio Leif ha preso il cristianesimo durante un suo viaggio in Danimarca, ha cominciato a cristianizzare la Groenlandia, perché intanto suo padre stava in Groenlandia. Tuttavia trovò molte resistenze in parte della popolazione vichinga che c'era in Groenlandia. E allora Leif ha deciso di partire per andare a colonizzare un'altra parte ancora. Allora, partendo dalla Groenlandia, si è spostato ancora più ad ovest. In questa carta vedete, di colore marrone, i primi viaggi fatti dai vichinghi verso l'Islanda. Con questo colore purpureo, il viaggio fatto invece da Erik il Rosso, Erik Thorvaldsen il Rosso, questo. Con questo colore violetto, il presunto viaggio fatto da questo Bjorn, l'amico di Erik. Cioè, alcuni dicevano che questa terra toccata da questo Bjorn non era neanche la Groenlandia, era una terra ancora più in là. E allora Leif Erikson, cioè il figlio di Erik, sarebbe ripartito andando dal colore verde dalla Groenlandia ancora più est, fino ad arrivare in una nuova terra.
questa nuova terra, dove lui prima dice di essere arrivato in una grande terra dalle rocce piatte, e c'è la grande isola di Biaif, che si chiama, si trova qui sopra, così, nel Canada del Nord, che può dare l'idea di questa serie di rocce piatte. Poi Leif Erikson dice di aver lasciato quella terra perché non c'era nulla da mangiare e di aver toccato un'altra terra ancora più grande, che l'ha trovata boscosa con tanti alberi, ha trovato dei salmoni, tanto cibo, e soprattutto hanno trovato una vite a terra, una pianta, un'uva. Essendo lui cristiano, ha identificato quest'uva come un segno eucaristico e ha dato a questa terra dell'uva il nome Vinland, cioè la terra del vino. Si è pensato che questa terra del vino fosse la costa del Labrador, qua. E fin dall'Ottocento sono stati fatti moltissime esplorazioni lungo la costa del Labrador alla ricerca di una serie di possibili presenze vichinghe, anche perché c'era una cosa, da parte americana intanto, gli studiosi del 1800, nella raccolta di una serie di documenti etnografici, hanno trovato un mito di una particolare tribù degli indiani algonchini. Questi indiani, tra la varia mitologia pellirossa, parlavano di un regno che si trovava all'estremo nord. Questo regno era il regno indicato come il regno di Segurnai, loro lo chiamavano, gli indiani algonchini, abitato da uomini dai capelli colore giallo e pelosi. Ora, per gli indiani d'America, che non hanno barba e non hanno peli cutanei, un uomo con la barba è una cosa curiosa. Allora si è detto, possibile che nel mito degli Algonchini sia sopravvissuto il ricordo di questi viaggiatori vichinghi che stanno lì? E allora che succede? Che dalla metà dell'Ottocento hanno cominciato a fare una marea di esplorazioni proprio nella zona del Labrador. Solo che nell'Ottocento il Labrador non era un posto proprio ospitale e facilissimo per starci. Per cui lì per lì non è stato trovato nulla. Nel Novecento, il Labrador, questa parte qui del nord del Canada, nel Novecento sono ripresi queste esplorazioni, ma non hanno trovato nulla, fino al 1960, quando non nel Labrador, ma nella isola di Terranova, che è quest'isola che vedete qui sotto, in una baia, in francese, Lance aux Méduses, cioè la baia delle meduse, è stato trovato ciò che forse, anzi ormai quasi sicuramente, è il resto di un piccolo insediamento vichingo, che quindi nell'anno 1000 o poco dopo, secondo la saga riportata da Leif Erikson, sarebbe stata il primo insediamento di europei nel territorio del continente americano. D'accordo? Adesso se voi andate lì, però, che cosa vedete se andate a Lance aux Méduses? Se andate lì vedete questo, cioè, se ci fate caso, non si avverte molto, ma ci sono questi terrapieni qui intorno, vedete questi terrapieni qua, che disegnano le planimetrie di una serie di case e un muro di cinta intorno. Però non c'è molto di più, lo dico perché oggi Lance aux Méduses, questo qui, è uno dei patrimoni dell'UNESCO, d'accordo? Cioè è patrimonio dell'UNESCO perché è il più antico insediamento europeo in America. Però non è che ci andiamo a fare un bellissimo viaggio lì, cioè tu vai lì e c'è niente, d'accordo? Sono stati trovati resti di ossa lavorate, incise, ma comunque il materiale archeologico trovato, lo dico perché io sono archeologo, l'ho visto e sono rimasto pure io un po' così, bah, d'accordo? Il materiale archeologico trovato riempie una vetrina che va da qui a qui, d'accordo? E
sono stati trovati materiali che inducono a ritenere che sarebbero rimasti lì massimo 3 anni, non più di 3 anni. Perché, dice la saga, poi scoppiò una rivolta. Dalla saga non si capisce se questa rivolta è legata al fatto che è nata una rivolta per le donne, perché erano tutti maschi e pochissime donne, oppure se c'è stata l'ostilità delle popolazioni locali. Non si capisce bene. Fatto sta che l'insediamento è rimasto lì solo 3 anni. D'accordo? In quei 3 anni hanno costruito queste case, pochi oggetti, ma ricordate, loro sono un popolo che non usa ceramiche, e poi non è stato distrutto, è stato abbandonato, quindi si sono portati via tutto quello che volevano. Lì c'è un parco archeologico dell'UNESCO dove hanno ricostruito 2 case, come quasi sicuramente devono essere fatto, si è, dallo scavo si è scoperto che devono esserci massimo 8 case, quindi non erano le solite 4 case, erano 8, d'accordo? 8 case, una delle quali forse non era... Sì, esatto, per complessive però 8 case. Di cui però una delle case pare che non fosse nemmeno una casa, ma fosse una specie di fornace. D'accordo? E se voi appunto andate lì, quello che hanno fatto è stato... Questo è quello che c'è adesso, la ricostruzione fatta dall'UNESCO, una palizzata intorno fatta di legno perché sono stati trovati i buchi dei pali, e poi queste abitazioni che sono in realtà fatte non di legno, perché lì di legno ce n'è poco, è fatto in realtà di pietre, terra, e poi loro avevano utilizzato, secondo almeno una delle ipotesi, parte degli scafi della nave, di alcune delle imbarcazioni, per fare le coperture. Per cui l'aspetto era un po' questo che vedete qui, vedete? Quindi queste case molto basse, eccetera. Così. Ora non so se avete visto il film Il Signore degli Anelli, sono le case degli Hobbit, queste che ci sono qua. Cioè, molto piccole, fatte appunto di terra e erba. Del resto, come ripeto, pare che siano state utilizzate non più di 3 anni. Del resto, la saga, appunto, la saga di Leif Erikson, dice che dopo 3 anni la terra di Vinland venne abbandonata. Però sta di fatto che oggi si tende a ritenere che effettivamente sia la documentazione archeologica della presenza dei vichinghi, e qui siamo nell'undicesimo secolo, ecco lì, il colore giallo, nel territorio dell'America del Nord. Ecco. Ora la frequentazione è ben altra cosa, come vedete la frequentazione vichinga caratterizza molte zone, anche la Sardegna, la Corsica, eccetera. Del resto poi come normanni in Italia faranno scorrerie un po' in moltissime altre parti del Mediterraneo. Qui per esempio non compare, ma i normanni sono arrivati anche a far parte delle crociate, quindi scorrerie vichinghe ci furono anche nel vicino Oriente. Ecco. E entreranno a far parte della leggenda, ma nell'undicesimo secolo loro stessi costituiscono degli stati, il Regno d'Inghilterra, il Regno di Sicilia, il Ducato di Calabria, il Ducato di Puglia, la Russia, eccetera. E quindi di conseguenza ormai non sono più vichinghi, ormai sono normanni, sono diventati i fautori di questi grandi stati che poi diventeranno parte dell'Europa del pieno Medioevo. Ma la loro grande capacità marinara, se vogliamo, che era totalmente autonoma, in parte poi si aggiungerà a quelli che era il recupero di presupposti della marineria latina e darà origine alla grande stagione commerciale e marittima che segnerà il 1400. Le grandi spedizioni geografiche in qualche modo saranno favorite proprio dal fatto che la carpenteria navale vichinga ritrova le esperienze della carpenteria navale classica e nascono grandi navi che hanno magari dei nomi classici, le galee, i galeoni, ma elementi legati alla carpenteria, all'uso, all'incastro del legname, di fasciame in certo modo, di esperienza nordica. Grazie dell'attenzione, buonasera.